È un uomo libero il Beppi, libero di scrivere musica e versi, contemporaneamente di registrarli come il suo talento li ha concepiti. Cocciutamente se stesso, il Beppi si è raccontato all'ultimo appuntamento della rassegna 5 dischi per l'isola deserta, ideata e condotta da Paolo Mazzucchelli, che ha visto ospiti a Fino del Monte artisti come Alessandro Ducoli, Danilo Sacco e Cristina Donà. Porto concerti di Paolo Conte perché simboleggia il periodo parecchio lungo in cui io ho ascoltato quasi esclusivamente musica italiana. Di tutti i cantautori che ho ascoltato, forse quello che mi è rimasto di più è proprio Paolo Conte. Il secondo è Ten di Trace Atkins, che è un cantante country, del new country americano, perché mi piace il mondo del country, soprattutto quello del new country, che è parecchio venato di rock. Mi piace anche questa apparente lontananza dei loro argomenti rispetto a quelli invece di matrice europea, però forse in questo modo si testimonia la reale libertà di espressione che ci dovrebbe essere nella musica. Il terzo è Sehnsucht dei Rammstein, che è stato il loro album, quello che li ha portati fuori dai confini tedeschi. I Rammstein sono un gruppo che secondo me ha rivoluzionato il mondo del metal, portando in questo filone cose che prima non c'erano, una forma di ironia e anche di apertura melodica praticamente inesistente. Il quarto disco è il Live in Donington degli AC/DC, e questo è un classico perché secondo me gli AC/DC sono il rock and roll, è il primo gruppo a cui mi ispiro quando voglio fare qualcosa che scuota veramente. E l'ultimo disco, che è il più particolare, si chiama Hüttenzauber in Tirol, che è una compilation di artisti folk che rispecchiano il modo di vivere e il Tirolo stesso, che è una terra che su di me ha un fascino incredibile, non solo perché è molto bella da vedersi con questi scenari naturali mozzafiato, ma anche perché la gente che ha costruito e che vive in Tirolo è molto più in sintonia col paesaggio di quanto non siamo noi, che abbiamo uno scenario montano che potrebbe essere bellissimo e che invece si limita ad essere carino perché non lo abbiamo saputo in passato rispettare abbastanza, e forse non lo rispettiamo ancora.